Oleg, ti ritroviamo al termine della finale di Champions League con una medaglia d'oro al collo. Raccontaci prima di tutto la tua contentezza. Sì, sono molto felice. I miei genitori sono venuti di nuovo a fare il tifo, ad essermi di supporto. Giochiamo in un paese fantastico dal punto di vista pallavolistico, perché c'è sempre un bellissimo clima. E niente, sono felice, già la quarta volta che sono sul podio europeo, ma non mi stanco mai. Quali sensazioni particolari ti dà questa vittoria, che appunto, come hai detto tu, non è la prima, però penso che ognuna abbia una sensazione diversa? Sì, è da tanti anni che questo club cercava di farcela, finalmente ci siamo riusciti. Credo che questo club si merita di vincere la Coppa Campioni, e quindi sono particolarmente contenta di essere ritrovata Gianni e il fatto che siamo riusciti di vincerla di nuovo insieme. Un po' di tempo fa, erano gli europei del 2011, ci dicesti che tu non eri il tipo che pensava di continuare a giocare chissà quanto a lungo. Non so se ti ricordi, ma io me lo ricordo questa cosa, e ogni anno ti ritrovo volentieri nei roster di qualche squadra europea, e voglio sapere a che punto è la tua fame di vittoria. La fame di vittoria non c'è mai problema da quel punto di vista. Il problema diventano gli anni e il fisico, che chiaramente non è sempre al massimo. Quest'anno è stato veramente stupendo, magari fossero tutti così, però comunque siamo lì vicini a finire. Comunque è sempre bello vincere dei trofei, e finché la salute va bene, sicuramente continuerò. E hai accennato a Caprara, che cosa ha portato lui di nuovo quest'anno nella vostra squadra, nel vostro staff, ambiente? Credo che quello che ci è sempre mancato è mantenere focus in partita ed essere sempre concentrati. A volte perdevamo la testa, e lui invece a ogni attimo, anche in allenamento, che magari la squadra viaggiava da un'altra parte, era sempre lì a ricordarci che abbiamo un obiettivo su cui combattiamo, ed era il primo di quest'anno. Sì, ecco, Terry, un altro matto della squadra. Ci ricordava sempre che qual è l'obiettivo su quale dobbiamo combattere. Il primo di quest'anno era la Coppa Campioni, adesso cercheremo di combattere anche per gli altri. E in bocca al lupo. Crepi, grazie.